Oggi banana bread. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi un banana bread veramente buonissimo. Segnatevi la lista degli ingredienti. 250 g di farina d'avena. La faremo insieme con i fiocchi di avena. Vaniglia o vanillina, io ho questa qui. Una bustina di lievito per dolci. Due uova, bio è meglio. Non userò zucchero, ma userò 60-70 g di eritritolo. Gocce di cioccolato, a piacere. E tre banane belle mature. Bio è meglio nelle banane, molto meglio. E poi un 70-100 g di latte, se l'impasto è troppo denso. Iniziamo subito. Come prima cosa, all'interno di un frullatore, un blender, quello che avete, insomma, verso 250 g di fiocchi di avena. Se avete già la farina di avena, ben per voi. Io non la ho, quindi me la faccio. Neanche vi sposto, azione il mixer. Ed ecco qui la nostra farina di avena, una farina un po' grossolana che adesso andremo a rendere più leggera con gli altri ingredienti. All'interno di una ciotola separiamo gli albumi dai tuorli. Aggiungiamo un pizzichino di sale agli albumi. E montiamoli a neve. Ok, va bene così, mettiamo da parte. Adesso prendiamo i tuorli, aggiungiamo i 70 g di eritritolo, sono circa 3 cucchiai, e aggiungiamo anche la vanillina. Se avete bacche di vaniglia è molto meglio, ragazzi. E montiamo bene il tutto. Una volta che i tuorli hanno cambiato colore e si sono rischiarati, mettiamo da parte il composto. Prendiamo due delle tre banane e con la forchetta riduciamole in poltiglia. Bene, quando saremo arrivati a questo punto, mettiamo un momentino da parte. Prendiamo nuovamente le nostre uova, prendiamo la nostra farina di avena e incorporiamola all'interno delle uova. Così già so cosa volete chiedermi. Al posto dell'eritritolo posso usare lo zucchero? Certo, e la quantità decidetela voi, potete farlo più o meno zuccherato, tenendo però presente che questo dolce è zuccherato anche dalle banane. A questo punto aggiungo un 70 g di latte, fino a 100 va bene, perché la farina di avena è molto corposa, motivo per cui ho montato gli albumi, perché montando gli albumi riesco a dare molta aria al composto e a far lievitare bene. A proposito di lievitare, è giunto il momento di aggiungere il lievito. E siccome il composto non è abbastanza umido, aggiungo anche le banane. Con la spatola incorporo tutti gli ingredienti. Ovviamente potete farlo anche con le fruste, io non lo faccio perché sto usando delle ciotole basse, quindi mi schizzerebbe per tutta la cucina. E poi perché mi piace fare dolce all'antica, con un po' di olio di gomito. Arrivati a questo punto, quando l'impasto è tutto preso, metto dentro anche gli albumi. Con molta delicatezza, qui non farò smontare del tutto, quindi con movimenti lenti dal basso verso l'alto. A questo punto, quando ancora l'albume non è tutto preso, aggiungo anche un 100 g di gocce al cioccolato, la parte golosa di questa preparazione, e incorporo.
quando tutto l'albume sarà inglobato, prendo uno stampo per plum cake già foderato e verso dentro il mio composto. Voilà! Livello bene. Quindi prendo qualche altra goccina e cospargo. Se volete, qui potete aggiungere anche noci, mandorle, quello che più vi piace per arricchire il vostro banana bread. Io prendo la terza delle mie banane, la taglio a metà nel senso della lunghezza. E l'adagio così, un po' affossata nell'impasto. Voilà! E metto in forno a 180 gradi per 45 minuti circa. Ogni forno è a sé. Io userò la modalità combinata, quindi ventilato e statico contemporaneamente. Ci vediamo tra 45 minuti. E dopo 45 minuti, aspettate che sforno, Eccolo qui il nostro banana bread. Lo faccio raffreddare, quindi lo tiro fuori dallo stampo. Vi faccio tante belle foto e noi ci rivediamo dopo. Profumato e vi assicuro buonissimo, una merenda, una colazione bilanciata, nutriente, non troppo zuccherina ma appagante. Provatelo e poi ci direte. Non ci sei stato per tutto il video, ora che è pronto sei arrivato? Ma che bello! Va bene, e allora vi lasciamo alle foto come vi dicevo e noi ci vediamo sempre qua al prossimo video. Chiudi la bocca amore, saluta, ciao! Ciao!